morte? Non hai ancora preordinato questa bellezza? Ai pochissimi giorni, dopodiché chiuderanno i preordini. Vai su federicstore.it e scegli da che parte stare, team bianco o team nero. Ricordo che sole 100 carte saranno autografate e messe a sorpresa nei mazzi. Sarai tu il fortunato a trovarle? Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federico, e vi do il benvenuto nel 14° episodio della 5v5 Randomizer su Pokémon nero e bianco con i boys. Ciao! Ciao! Super 4, siete carichi? Sì, ultimo episodio, vai! Ragazzi, non è l'ultimo, ne mancano ancora due. No, no, io faccio solo questo, Fede. Intanto, se volete lasciarci un mi piace per essere sopravvissuti fino a questo momento, è un miracolo. Ormai per pena. Tra colpi di tosse, sfida con vita voglio, e morte. Voglio, ragazzi, che voi aprite il menu. Apriate. Non li faccio perché giusto tutti il maestro mi rompere. Voglio, ragazzi, che apriate il menu. Sì. Apriate il menu e mostrate la vostra squadra. La mia è un Pokémon solo. Io le sto facendo vedere in background. Sì, pure io. Io sinceramente no, non li voglio mostrare. Allora, durante la 3v3 o la 2v2 narravamo, no, questi Pokémon. Quindi andavamo a raccontare la storia. No, siamo troppi e qui dovremmo fare un episodio dedicato solo a questo. Ma non lo facciamo. Passiamo alle cose importanti, Fede. Sì. Noi dobbiamo fare i Super 4, giusto? Sì. Michele del dessert, beccati sto blocco. Del dessert. Oh, no! Cosa vuol dire? Scegli un membro del team avversario che dovrà rimanere fermo per 3 minuti. Ma tu vuoi fare questo gioco contro di noi? Mamma mia, ragazzi. Bravo, Azzo. Vorrei dire una cosa. È inevitabile. Ciò che stai facendo è dare un punto in ritardo di qualche minuto, perché il successivo lo farò io. Sì, infatti. Secondo me va benissimo, non cambia nulla. Maestro, mi permetta di ritardare la nostra morte, visto che è l'unica cosa in nostro potere. Ma ragazzi, non hanno nessun predict? Io ho due metronomo, però vogliamo usarli o no? No, adesso no. Aspettiamo. Perché Super 4 sono leggermente diversi, vero Fede? Ok. Ho capito, molto interessante. Tenete in considerazione che dobbiamo partire dal Super 4 di sinistra. Una volta che tutti l'avranno battuto, passeremo al successivo, fino all'ultimo di destra. Quindi ragazzi, ci vorrà un po'. Non sono Super 4 occasionali, perché hanno 4 Pokémon anziché i soliti 5. Quindi ragazzi, sono un po' più cortini. Va bene? Ecco. Okay. Detto questo, quindi avete usato solo blocco? Non volete usare nient'altro? No, a posto così. No, allora, non ragazzi, ce n'è bisogno. Userò la carta più forte del gioco adesso. L'American Express. Regalino. Sì. Quanti ne abbiamo più o meno tra le due squadre? Una ventina, penso. Sì. A sto punto. No, abbiamo usati piano piano, eh. Questa carta. Sì. Leggila, vai, che non te la ricordi. Non so. No, ragazzi, è che l'ho cambiata in corso d'opera. Regalino fa regalare al team, in questo caso team nero, 10 minuti di vantaggio. È così, ragazzi, mi spiace. Quindi, detto questo, siete pronti per partire? Sì. Sì. 3, 2, 1, via. Avete visto? Vabbè, aspetta. Quindi io devo aspettare 3 minuti, giusto? Sì, certo, entrate, solo il primo Super 4, però. Ah, vabbè, entriamo. Solo per il primo Super 4. Sì. Raga, quando partite la sinistra? Oh no, mi sono tornati i capelli, che è successo? La libreria degli spettri spettrali. Ma fa paura? Eh sì, troppo. Poldo, sembra camera tua sta Super 4. Oh, ma cosa vuoi? Non dormi la notte, Poldo? Sei suggestionabile? Sì, molto. Anch'io. Ma abbiamo cominciato, sì, perché io sto parlando, eh? Sì. Abbiamo cominciato. Pokédex, se tu parlaci altre 2 volte prima di sfidarla per sicurezza. Sì, sicuro, Tonks, che sia lei, eh. Antemia, leggi bene. Antemia, tra parentesi, Super Anton 4. Anton Giulia, quindi sì, è giusto. Tonks si deve chiamare Lorelai. Se vedi un nome diverso, stai fermo, che Fede ti dice che devi fare. No, ragazzi, mi si sono invertiti gli schermi. Lago Durian. Guarda che Pini mi fa pagare di più, eh. Godo, madonna. Questo c'ha sabbia fiume, io per definizione non vinco. Ma io sono stato outspeedato da un Ponita che non è venuto giù da fulmine. A posto, ho fatto stare fermo il maestro per niente. Voi spero siate messi meglio. Ragazzi, io ho ancora 1 minuto e mezzo di pausa. Se fa niente, se fa. Mi ha fatto tentennare con Cozzata Zen. Che bomber. Ehi, hey Alexa, chi è Federic 95 Ita? Ma perché? Federic 95 Ita è uno youtuber con 825.000 iscritti. No, ha sbagliato. Ma non è vero. Ma non è vero. 825 sul campo. 27.792.664 visualizzazioni. Di euro, pensavo. 64, proprio precisa. Crit, ma ucciso oggi. Ma no, oggi. Battuta
battuta, battuta. Sì. No, l'ho appena battuto anch'io, ma porca puttana. Sopravvissuta, scherzavo. Fermi. Vabbè, ma tanto ci si ferma tutti chi dopo, aspetta, no? Aspetta, chi è che scherzava? Possiamo ah, okay, comunque okay. Allora è fatta, non la sconfiggiamo perché ha senso, è diverso il 4, però. La carta si pesca alla fine, dai. Alla la carta si pesca dopo che tutti quanti hanno battuto il super. Va bene, va bene. Ok. Questo io, ragazzi, potevo mangiarmela se qualcosa non veniva sciottata. Ok, finita anche io, dai. Ma pure io contro sto cazzo di Ponita ha continuato a resistere, poi mi ha fatto incendio, stab crit, morto full vita. Va bene, nel mentre, visto che Graviar ha finito, Graviar procedi con il codice sconto, prego. Per oggi non mi sono preparato un codice sconto come la scorsa volta, ho fatto la follia soltanto una volta, non potevo fare una seconda volta. C'era, quindi, c'era budget. Quindi, di nuovo, Fro, lo fai per me il codice sconto? No! Non c'ho voglia. Oh, non mi paga. Allora, codice sconto Gravier 1. Yeah! Devo usare il suo codice sconto. Che truffa. Lavoro gratis. Yeah! Per andare sul Fedrix Store e comprare tutto quello che c'è disponibile, tra cui ovviamente le carte di questa serie, che sono utilizzabili con i vostri amici. Se avete amici, non lo so, penso di sì, ve lo auguro. Se giocate a Pokémon, probabilmente no. Questo che ho fatto bene a farlo lui. Comprate il mazzo di carte a 5v5. Questo era uno spot bellissimo, ragazzi. Ovviamente mi ha entusiasmato. Però sì, sì, anche ermetico. Anch'io ho sentito proprio la pulsione di andare subito ad acquistare. Sì, diciamo che l'altra volta era leggermente più convincente, ma di poco. Dici? Di poco. Perché sì, la tosse, vero? Io mi sono reso conto che sono andato alla Lega senza aver preso più pozioni. Niente, ai. Pardo, come on. Vabbè, ma io non ne ho bisogno. Non ne ho bisogno, ragazzi. Ragazzi, la vinciamo. Ripartiamo dal cerchio grigio, vero? Sì, sì, sì. Aspettatemi, io sto ancora all'inizio del Super 4. Lo so, ed è per questo che il blocco in questo episodio non è così importante. Madonna, Tonks, ogni parola che dici è un calcio nei coglioni. E allora è inutile sta carta. Infatti. Ma non bisogna anche pescare la carta o sbaglio? Certo. Ma devi pescare Gravier la carta. Vai, Gravier, okay. Pesca sta carta, va. Peschi tu? Aspetta, dai, fai un bel più 3 che poi Frozen vorrà spendere a bravo, fine puntata. Spacca e devi prendere la... Scusate, è troppo se scelgo io ogni volta, volete scegliere voi, perché magari mi permetto di prendere in mano la situazione. Axo, se vuoi scegliere tu... Allora, Sgrognar, dopo che hai alzato la seconda carta dal fondo del mazzo. La seconda carta, quindi questa qua. Sì, vai. Più 3. No, più 3 è un più! Che cos'è? Grazie, Axo! Grazie mille! Più 3. Io scherzavo! Axo, forse era meglio se continuavo io, Ottima strategia! Ottima strategia! Team Golux salirà nero. Al 100, dai! Graviar, puoi fare un favore? Tira sul mazzo! Adesso sono tutti più 3! Eppure, sfoglialo! Sfoglialo, per favore! Sono vari. No, è legit, okay. Per capire, Si era stampato tutti i più 3 messi in fila. Sarebbe incredibile come cosa. Ci sono i più 3 del mio mazzo, no? Per capire. No, nel mio no. Nel mio no. Nel mio, ragazzi, non ci sono. Io non ho manco pescato mai un punto. Ma che è manco io, mai, zero. Comprate il mazzo di carte da 5v5, è truccato. Ma ragazzi, io farò il comeback con il 21 di Dadrek, non vi preoccupate. Detto questo, ragazzi, siete pronti per il 3-2-1? Sì. 3-2-1, via, in alto a sinistra. Con noi si spende tutto, Fede, se non prendiamo punti sto episodio. No, sì, si spende tutto, tutto. Anche se l'episodio 16 è molto assurdo e non posso dire niente a nessuno. Come Excel Saga, Sento già l'odorino di scammata finale, ragazzi. No, non invento niente, No, il 16 è post game, quindi non conta. Non mi inventerò niente, è già stato concordato con Dadrek tanti episodi fa. Dadrek sa tutto. E noi ci fidiamo, Fede. Raga, sì, comunque la musica è incredibile. Io non mi fido. Sì, Madonna. Incredibile, bellissima. La musica nel gioco, chiaramente. Vai, ragazzi. Io pure, Graviar, sto giocando senza volume dall'inizio. Vabbè, però, se volete, ve la faccio. Tanto la so. Ma questo c'ha 2 Excadrill di fila, ma che è? 2 Escort? Boh. 2? Eh? 2 Excadrill di fila. Vabbè, basta spammare terremoto, giovane. I Dragon. Manco io. A me è morto Kuro Lili, ragazzi. No. Lo so. Condoglianze. Ve lo giuro. Ti serve o no? Proverò a farne a meno, però... Abbiamo un Vitalerba, Ovviamente. Ricarica totale, certo. Stronzo. Pensa che me ne ha usate 2, Mike. Già 2 me ne sono beccato. A me ha usato 2 ricariche, un individuo. Così, per gradire. Beh. Bello. Fede, hai vinto. Battuto. Wow. Lo sai perché ho perso? Lo sai perché ho finito il terremoto? Per le ricariche. Per le ricariche. Su Surskit non ho battuto. Battossa. Ma a che livello avete i Pokémon?
Al 50. 51 massimo. I Pokémon in squadra 47, 46, 49, 47, 47. Lo starter al 59, visto che uso solo lui. Ah, ok. Mazzo. Sì. Vabbè, io l'ho battuto. È Gesù Cristo lo starter. Pure chi io va con Sabaku impara a Sabaku. A Sutoriyame. Ma no, questo ragazzi me lo facevo. Guarda che sfiga, che sfiga. Ma guarda che le ricariche totali sono veramente un infastidio incredibile. Sì, sono molto. No, no, era. Cioè, avevo finito i PP di terremoto. Ah, e di conseguenza, avevo solo gelo pugno sul Suskit e non l'ho shottato. Mannaggia, ho una domanda, Mike. Non hai shottato? Ha utilizzato una ricarica totale? Com'è possibile? Era Hydreigon e non avevo e avevo solo mosso terra. Lo sai che Hydreigon è il Pokémon perfetto per counterare Golurk? Perché levita, ma è anche buio. E non è levitante, qua è random. E questo è un ufficiale, sapevate. Ma è vero, non levita. Non è vero. In questo gioco. Oh, stai calmo, Tonk. No, non sto calmo. Ah, quindi, no, quindi non vola Hydreigon? Potevo ucciderlo con un colpo? Sì, potevi ucciderlo. Sono pronto al terzo Super 4 quando vorrei. Io no. Ragazzi, mi potete rivitalizzare Curolili o è un dispendio troppo. Vitalerba ce l'abbiamo. Secondo me si può utilizzare. Ma sì, ma certo. Sì, perché è una squadra di merda, ragazzi. E allora vai, Vitalerba usato. Grazie, Gravier. Ma quindi si va al terzo Super 4 diretto. No, aspetta, Fro deve pescare, ragazzi. Carta. Vai, Fro, pesca, aspetta. Visto sai che tu non l'hai mai detto, puoi dire tu cosa fare a Frozen? Allora, cioè, cosa fare nel senso delle carte? Per le carte, sì. Ok, la settima dalla cima. Smezzo però prima. Dalla cima. Sì, smezza. Ok, allora... Mezzo, questa in cima, la settima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è la settima. Sì. Ah, ok. Cos'è? 2. Scambio? Scambio. Vogliamo scambiare un Pokémon? Beh, considera che gli scambi li possiamo usare per parare i loro scambi, quindi... Sì, io li terrei, sì. Contro... Sì, contro. Bene, ragazzi, andiamo? Di nuovo. 3, 2, 1, via. Let's go. Pokémon. Oh, niente, io non ce la faccio a sbagliare sempre a salire le scalette ogni volta. Let's go. Sempre, allora, faccio almeno 2-3 passi sbagliati. Io sono entrato dentro prima di Federic. Com'è che Fede ora è in vantaggio di Frame? Una bambina a letto. Ah no, sì, cammina. Poldo. No, proprio Poldo. Ma che ne so, ma trovo. Ah no, cammina. Poldo, se posso dirti, è anche scalza, se vuoi sapere. Ma pensavo fosse tipo che ne so, a letto, che è incapacitata di camminare, ed era strano ha 24 anni in Pokémon nero e bianco. Ah sì? Perché lo sai in modo di specifico? Perché ho recentemente fatto un video su questo, su timeskip, timeline, eccetera. Quindi che ha 24 anni qui e 14 in Platinum, Heart Gold e Soul Silver. Esatto, grazie al video di Axo. So che Catilina c'era anche negli altri giochi. Catilina c'era anche una volta, molto tempo fa. Ecco. Avevi detto che era nella cosa lì, nella torrelotta di Diamante e Perla? Sì, sì, ma Catilina è stato anche senatore ai tempi dell'Impero Romano. Catilina invece era in Heart Gold e Soul Silver. Ammazza quanti trivia. Action! Oh no! Ha Pokémon più veloci di me! Quousque tandem abutere, pazienza nostra, Catlina. Vai, Axo, vai! Vuoi fare sto punticino? No, ragazzi! Ma come? No, Blissey? Ragazzi, Bastion ha resistito, è morto a tuonazza! Godo. Se gli fai una mossa fisica esplode, Mike, tranquillo. Ah! Ah beh, però tu sei contro di me. Fagli una mossa speciale. Ma aveva anche ragione, ho vinto. Hai vinto? Grande. Sì. No vabbè, Mike, ragazzi, è pazzesco. Zio. Abbiamo finito insieme, Mike, alla Sabaku per il content. Tirami fuori un più 3. Dai. Ti prego. Ragazzi, solo col triplo 7 possiamo vincere, ve lo dico. Ma senza tuonazza sono perduto, eh. Ok, ragazzi, ci manca l'ultimo praticamente. Sì. Signor Sabaku, io sto giocando con le carte, facciamo delle macumbe, preghiamo qualche divinità. Vai, ci sono, Mike, se vuoi alzala. Ma aspetta un attimo, ho appena notato che c'è una frase diversa se non possiamo usare uno strumento qua. La cacca rosa. La cacca rosa? La cacca rosa, arale? Vede, prova a usare la bici. No. No, ho visto anch'io, beh. Sì, risuonano le parole del professor Dadrake. Axo, c'è un luogo e un momento per ogni cosa. La cacca rosa. Grande Dadrake. La grande curiosità. Il piccolo easter egg che abbiamo scoperto adesso. E ragazzi, scusate una cosa, no? Quindi, Sabaku, vabbè. Dimmi. Torno io, vieni qua, guardami. Fisicamente proprio. I miei occhi adesso sono sincronizzati in questo momento, okay? Ora tu sei mio. Sabaku, smezza questo mazzo. Okay. Smezzato. Se tira ora fuori il più 3, prendi la carta numero 1. La prima. Da sopra la o da prima. Sotto? La prima. Da sopra. Vai. Ok. Ok. Vai. Ok, l'ho presa ed è una seconda chance. Doppia cattura. Vabbè, ormai è inutile. Okay, va bene. Merda, ormai è inutile. Bel rigore parato, Federic. Ci siamo capiti, padron Sabaku. Ora,
Voglio parlare per il team nero. E per il team nero intendo Axo e Sidonia. E gli altri due sono scherzando. No, ma anche Delarz è stato potente. Oh. Delarz, allora parlo solo con Delarz. Ah, vabbè, niente. Voi avete accollato tutta la responsabilità a me. Devi capire questa cosa, Delarz. Non possiamo vincere se non peschi questo dato più 3. Quindi, Dani. Allora, devo pescare proprio io. Io lo pescherei se gli altri non battessero il Super 4 quei 3 secondi prima di me ogni volta. Siamo contro Pardini e Tonks. Non si sa perché questa serie è strano. E va bene. Ma a Pardini, ragazzi, strano, potrebbe fare il comeback finale. Quindi, per favore, ragazzi, prendete sta moneta. No, Fede, non hai citato proprio il più merda. Può fare il comeback alla fine e rovinare tutto. Ah, ecco. Il merda Frozen. No, ma già l'ha presa. No, l'ha già presa. Già presa, già presa. No, se no, Dani, l'avevo già citato, tranquillo. Il verdone. Cosa sei, capobastone, fra? Hai già confermato. Ah, ragazzi, 3, 2, 1. Vai. E poi, Fede, posso parlare veramente a nome di tutto il team nero? Ragazzi, amici, compagni di squadra. Anche stavolta. Dai, vai. Si parte. Vai. Io, ragazzi, rischierò il wipeout. Vi dico solo questo. Ammazza. Grande, me lo guardavo pure io su GXT. Questo si chiama come un mese. Che stupido. No, Voldo. Grazie. Voldo. Cosa dici adesso? Cosa dici, Tonks? Cosa dici? No, c'ho un Regice contro Rayquaza, quindi mi sa che non vinco. No, Manectric doppio team, no. Come ha fatto Volbeat a resistere il gelo pugno? Federic ha resistito. Ma come ha fatto a resistere il gelo pugno Volbeat? Ma come ha fatto? No, inferno e più individuo, tua mamma è puttana. Tranquillo, c'è. Fortunatamente sì. È la prima volta in tipo 10 episodi che devo cambiare Vyongor che metto con un altro del team. Vai, curo Lili. Axo, tu come stai messo? Sono all'ultimo Pokémon, ma Lucario ha usato Individua. Dai, Tonks. Vai, no, Tonks. Non ce l'ho fatto, sono al primo Pokémon ancora io. Fai cacare, Tonks. Ho vinto. Vai, grande! Oh, grande! Oh, guarda, c'ho contro. Io ero all'ultimo adesso. Cazzo, se non peschi sto più 3, mamma mia, quante le botte che ci prendi. Mamma mia. Indicazioni? Prendi la 32esima carta dalla cima. Va bene, va bene, va bene, lo faccio. Lo faccio, va bene. Vai. No, 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 non glielo far fare. Uno. Fagli prendere subito due, quella sopra. 3, 4, 5, 6. Fai vedere, sette, vedere, che 8, gioco di prestigio hai fatto. 9. 10. Sembra già di vederlo. 12. Oh, sto contando davanti a te. No, 14. 15, allora, intanto mi porti 16, rispetto, hai capito? 17. Zitto, vecchio di merda. 19. 20, vai, vai. 21, abbiamo 22, una scivolata 23, anche per te, la calcettata. 24. 25, faccio lo spiedino. 26, te e quel 27, sardo del 28. 29. 30. 30. 31. La 32esima è questa. Vai. Mm? Ma vaffanculo. Che non ti ammazzo, regalino di merda. Oh, basta, peschiamo solo Poketonks. Bentornati, ovetto. Cioè, peschiamo solo Poketonks. Io, cioè, non ci voglio credere. Cioè, peschiamo talmente tanto Poketonks. Se faccio così, pesco Poketonks, scommettete? Vai. Guarda. Vai. Porco Poketonks. Dai, basta. Mi sento, sto adoro questa serie. Raga, pesco la prima carta per il meme. Vai. Ragazzi, non parlo più. Vai. Raga, più 3. Ecco. No! Aspetta, aspetta, allora a questo giochino voglio fare anch'io. Aspetta, anch'io alzo a caso. Che cos'è? Dai. È un 2, è uno scambio di Axo. Questa andiamo io. È un po' rapido, di nuovo. Niente, un flash. Niente, vedi, non funziona. Da Drake, esci sto casino che ci roviniamo. Io non ce li ho i più 3. Dove cazzo? Ragazzi, come già detto, prendi in mano la situazione io. Il triplo 7 da più 21. Quindi, ma perché non va? Da Drake, perché non fai il triplo 7 e fa vincere Drake la serie a questo punto? A pari. E mi raccomando, Drake, voglio fare 3 spinnate. Bro, tre, allora noi siamo stati sfigati tutta la serie solo per questo momento. Vai, voglio fare 3 adesso spinnate. Facciamo 3-7-7-7. Allora. Okay. In primis non so se avete 3 punti, però va bene. Sì, abbiamo. Secondariamente, dato che ci ho pensato dallo scorso video, no, che cosa? Ho detto il Tamagotchi e tutto quanto. Okay. Ho pensato che non va bene per Pokémon, perché giustamente è un brand totalmente lontano, quindi di conseguenza ho cambiato. Oh no, il Pokémon mi presenta un Pokéwalker, cioè. Il da Drake Pokéwalker. Mi sembra giustissimo. Madonna, che lavorone, Drake, ma è bellissimo. Non voglio più fare altri passi per oggi. E niente, quindi di conseguenza giro subito tutti e tre. Una alla volta, ragazzi, una alla volta, perché è l'unico modo che abbiamo per vincere e ribaltare la situazione. Lo perché facciamo, poi nel prossimo episodio abbiamo altre 5 carte.
No, ma poi lo possono fare anche loro, e quello è il bello. Però loro fanno tipo 15 spinnate se lo facciamo. Sì, sì, segreto di questo episodio. Però bella, bella. Infatti, andiamo. C'è l'obiettivo segreto di questo episodio. Qual è? Nessuno l'ha fatto. Era... Nessuno l'ha fatto. Nessuno l'ha fatto. Ah, era okay. Perdere. Vabbè, contro il 4. Era quello di morire contro tutti. Cioè, ragazzi, se avete degli scongiuri, è il momento di farli adesso. Tipo, io mi toglierò i pantaloni per questa spinata. Ragazzi, mi dico. No, no. Ce li ho tolti davvero. Io non ma davvero. Ok, io non li sto indossando. Vai. Io vai, bro. Sì, spinnatina vado, numero sì. uno. Madonna, la vai. Ludopatia, che bello. Eccoli. Oh, oh, no. No, è cambiato, è cambiato. No. Mi dispiace, un po' che morrando. Vabbè, non lo voglio, vai, vogliamo, spinna di nuovo. Spinna ah, di non nuovo. Lo vuoi, lo buttiamo a fa. Non lo vogliamo, tornaci il punto. Rosen, lo vuoi il Pokémon random? Ma ficcatelo in culo, Federico. Facciamo mezzo punto, mezzo punto. Va bene, passerò le armi pesanti per questa spinnata. Pini, censura. No, no. Fuori, Axo, no. No. Dai, dai, dai. Fai sto cazzo. Quindi vado, no, grande, vado, vado, vado. No, ti prego. Visto il set? È buono, ti prego. È buono, prego. Ragazzi, è buono. Ti prego. No, se uscivano le caramelle le compravo io. Va bene. Ultimo stadio. Dai. Dai. Ultimo stadio. No! Ti prego. Questa mercificazione del corpo io non la condivido. Io voglio sapere che ne pensa Sabaku della schermata di Axo. Io non la sto guardando. Non ho questa freccia che avete voi. Dove? Dove? Non lo faccia, maestro. Maestro, lo faccia, maestro. Maestro, però prima di farlo le do un consiglio. Prima vada su Google e cerchi Melissa Satta. E poi dopo con quella visione vada a vedere la schermata. Non so di cosa parlare. Purtroppo non ho controllo su questa cosa. Non è colpa mia. Gioco vai, tranquillo, Drake. Vado? Vai, vado? Vai, vai, via. Ultima spinnata. È buono, è buono, è uscito prima. Vai. No, non esce più. È uscito! Godo, 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 sì, vabbè, godo, ora sentiamo cosa fa. Assurdo, assurdo. Il culo, ragazzi, è stato lui. Ragazzi, ma che fa? Ovvio che fa 21 punti, l'avevamo detto. Che cazzo, no, 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 no. Allora, io sentirei da Drake. No, 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 ragazzi, no. Notaro, notaro. No, raga, raga, allora. Ti immagini moltiplica i punti e noi ne abbiamo zero. Allora, il moltiplica punti era il per due, quindi non è. Non sono 21, ma sono 10. Siamo in partita. Quindi siamo 10. Però mo possono spinnare loro, frate. Vabbè, siamo pari, ragazzi. Vabbè, ma so come? Noi siamo almeno... Noi siamo molto di più. Ma possono spinnare. Non spinnere. Non cercare non di farcelo fare con questa frase. Spinnare e vincere adesso e chiudere. Raga, ho una domanda. Ho una domanda. Non ti provare. Ma solo io sento il bisogno impellente di spinnare 12 volte. No, no, no. Secondo le probabilità tecniche. 12 volte. Secondo me un paio e cominciamo l'ultimo episodio alla pari. Lo burro sicuramente su 6 spinnate. Io faccio le tibie, urru. Un paio di volte. Allora, il mio goal work è assurdo all'85. Io ti rifaccio le tibie, urru. Va bene così. Se voi lo possiamo. Tanto, se siamo pari, spinna, spinna, caca sotto, spinnate. Noi ci siamo bruciati due di punti. Facciamo due spinnate. Ne avevate tre, ne che era un grande. Intanto cominciamo pari. 10 e 10. Sono d'accordo con il mio amico Sabaku no Maiku, no, due spinnate. Anch'io sono d'accordo col maestro. Il maestro è veramente ha sempre ragione, vai. Spinna. No, scusate, volta. scusate, ma da quando è qua? Se noi dobbiamo spinnare lo decide l'altra squadra, cioè non mi risulta. Da sempre, no, da sempre. Noi non processo. Possiamo decidere, noi vi stiamo dando un consiglio sportivo. Certo, sì, assolutamente. Pardini, Frozen vuole spinnare, ascoltatemi. No, no, Frozen. No, tranquillo. Frozen gli rifaccio le tibie. Fede, se non spinnano loro, ricominciamo a spinnare noi. Vai. Ragazzi, io... ma è geniale. E se ci ballassimo anche tutti questi punti infatti, adesso? Se non spinnano loro, ne spinniamo altri 5. Ragazzi, vi fidate? Team Bianco. Ma non è una serie Pokémon, è diventato team un bianco. Casino. Team Bianco, vi fidate? Sarebbe bellissimo come titolo. Sarebbe bellissimo come titolo. Sabaku si balla la fresca. Team Bianco. Vi fidate di me? Del mio giudizio uno, competitivo uno, strategico. Uno, pardi, uno. Abbiamo abbastanza carta da metterli in mutande. Zitto, Madonna. Zitto, uno. Oh, comunque, ragazzi, nella scorsa serie faceva... Pardini, questa serie io sento soltanto...
Sì, vabbè, tibi anche per te. Detto questo, uno, lo tibi. Uno e sono a posto, non ho bisogno di altro. Un punto. O si spinnano tutti, tutti e tutti, tutti. O si spinnano tutti o nessuno. Tutti, io tutti. Voto per spinnare tutto, spinnare tutti. Io li voglio spinnare tutti. Posto, spinniamoli tutti. Tutti e due i team spinnano tutto? No, no, tutti spinnano tutto. Io sono d'accordo, tutti e due i team spinnano tutto. No, ma che spinnano tutti e due i team spinnano tutto? Ma ragazzi, voi spinnate. E ora, Sidonia, spinniamo tutto. Ma no, vai ragazzi, spinnate i vostri, poi noi li spinniamo i nostri. No. Ah, spenderei uno e vediamo l'andazzo. Vai, 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 uno. Bravo, esattamente quello che vogliono. Bravo. Vai, Drake, vai. No, 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 vai, vai, no. Drake. Dai, uno. Vai, Drake. No, che devo fare? No, perché vai, Drake. Vai, Drake. Fa vincere. No, assolutamente no. Per il team di, per il team di Frozen, che gioca da solo, sì, questa serie. Vai. Frozen vuole spinare uno. Ma non c'è più, non può spinare. Aspetta. Ma chi sta spinnando cosa, ragazzi? Va bene. Spingiamo per il meme. Non spendiamo niente, vediamo solo cosa esce. No, mica siamo bambini. Troppo facile ora l'esclamazione del quadrupede. Ragazzi, li spigniamo tutti e 13, prego. No! Dai, 11! Dai, 11 è il numero fortunato! A inizio episodio eravamo 6 punti sopra! Da Drake, c'hai PayPal? Spinna! 9 spinna. Punti. Sì! Vai, da Drake, allora spinna! Vai! Spinna, non spinna niente, non si spinna niente! Potere decisionale. Spinna, va bene, spinna. Ragazzi, fate a votazione! Fate a votazione! Ragazzi, a votazione! Favorevole! Alzi la mano del team bianco, chi vuole spinnare? Favorevole! No, favorevole. No. Sabato 2 contro 2. Mano alzata. Gol. 3 contro 2. Team Bandieruola. Team Bandieruola. 1-1. Io giro. Non mi prendo nessuna responsabilità. Da Drake, se non viene 7-7-7, tibe anche a te. Vai. Non vai con la partita. Siamo a 4. Hai dato il doppio della chance di vincere così. Attenzione. Ma si è fermata subito. No. Eh? No, va a caso. No, va a caso. Ma si è mossa pienissimo. Si è buggata la ruota. No, dai, rigira. Sì, ma rigira. Raga, lo fa. Ha fatto due immagini, non ha ruotato. No, raga. Questo è un trucco, ragazzi. È la ruota che decide lei quante volte girare. Ma che ruota di merda. È un sito online. È un sito di merda. Raga, è random. È truccata. Vabbè. Oh. Ma no. Hanno perso un po'. Guarda, riclicco. Riclicca, vai. Vedi? A me va bene. Mo non ha girato. Così. Ok, le prendo. Non ha girato molto. No. Meno uno era quello che è uscito, regà. Guarda, non ha girato proprio stavolta. Guarda. Cazzo, per farvi fare 7 ha fatto 8 giri. A noi ne fa mezzo. Guarda. Ehi, va bene. Ma che cazzo è? Allora è rotta. Raga. Spina. Un attimo. Ho sbagliato io. Ascoltami. Ho messo per sbaglio l'opzione. Che quando esce un'opzione la caccia. Ah, non c'è più. Ok. Quindi sono finite le immagini. Perché mentre parlavate ho spinato a Per questo è uscito un 7. Perché era stato escluso tutto il resto. Già. No. Era la prima quella. Ok. Era la prima, Gagliar. Zitto e porta a casa. Spinno. Sta ruota e buona giornata, ok? Scusate per l'ora di prima. Vai. Andiamo. Vedi, motion. Oddio, il 7 è uscito. Colori. Il 7 è uscito subito, porca di quella. Oddio. Strumento a scelta. Buono. Va bene. In realtà è buono anche per loro questo. Ma non lo scelgo io perché sono una pippa. Ma noi, tra l'altro, a parentesi, dobbiamo prendere un Pokémon. Assorbi sfera. Potete dare la l'assorbi sfera su Golurk. Assorbi sfera su Golurk. Bello. Ok. Ragazzi, noi dobbiamo prendere un Pokémon random dopo la prossima puntata. Sì, vabbè. Ok. Per ride se fa. Vabbè. Signori, vabbè. Ciao, è ragazzi. Andata così. Un'altra spinata volete fare, ma va bene. Caghi sotto, va bene. Cagatevi pure nei muri. Ciao ragazzi, ciao. 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 A cagare.